Un incontro compiuto nel segno di un'amicizia alimentata dalla fede e da una grande reciproca umanità, quello di sabato tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che era già stato in Vaticano il 18 aprile del 2015, due mesi dopo la sua elezione. Bergoglio arriva nella residenza presidenziale sul colle più alto di Roma, un tempo casa dei papi, poco prima delle 11 e nel cortile del Quirinale riceve gli onori militari col picchetto dei corazzieri, gli inni nazionali suonati dalla banda, le bandiere issate sulla torretta. Poi il colloquio privato con il capo dello Stato nello studio alla vetrata, durato circa mezz'ora, e lo scambio dei doni nella sala degli arazzi. Una sosta densa di significato è quella nella cappella dell'Annunziata, dove Francesco e Mattarella pregano in silenzio davanti all'icona della Madonna, prima delle dichiarazioni pubbliche nel salone dei corazzieri. Due discorsi appassionati, quasi simmetrici, che affrontano le tante sfide di oggi. Un fronte comune per la lotta al terrorismo e al fanatismo religioso, il no all'odio e alla guerra, il rispetto dell'ambiente, la ricostruzione delle zone colpite dal sisma, l'ascolto urgente al grido di dolore dei migranti. Mi rallegra però rilevare che l'Italia, mediante l'operosa generosità dei suoi cittadini e l'impegno delle sue istituzioni, e facendo appello alle sue abbondanti risorse spirituali, si adopera per trasformare queste sfide in occasioni di crescita e di nuove opportunità. Ne sono prova, tra l'altro, l'accoglienza ai numerosi profughi che sbarcano sulle sue coste. Ne è prova anche l'oneroso impegno dell'Italia in ambito internazionale a favore della pace, del mantenimento della sicurezza e della cooperazione tra gli Stati. Dal pontefice l'appello alla cooperazione per lo sviluppo umano integrale, all'urgenza di un'alleanza di sinergie e iniziative per superare i problemi del paese, recuperando la memoria grata fatta di valori imprescindibili verso i padri e i nonni, i miei stessi, dice il Papa, figlio di emigranti piemontesi. Ma il nodo centrale, rimarcato anche da Mattarella, è ancora quello dell'assenza di lavoro stabile e dignitoso che affligge i giovani e stritola i loro sogni di famiglia. Il lavoro stabile, insieme a una politica fattivamente impegnata in favore della famiglia, primo e principale luogo in cui si forma persona in relazione, sono le condizioni dell'autentico sviluppo sostenibile e di una crescita armoniosa della società. Sono due pilastri che danno sostegno alla casa comune e che la irrobustiscono per affrontare il futuro con spirito non rassegnato e timoroso, ma creativo e fiducioso. Le nuove generazioni hanno il diritto di poter camminare verso mete importanti e alla portata del loro destino. Guardo all'Italia con speranza, rimarca Francesco mentre cita la Costituzione, il Concilio invoca una laicità non ostile ma amichevole, una cooperazione stretta seppur rigorosa nella distinzione delle competenze per il bene dei singoli e di tutta la comunità. Priorità questa su cui insiste più volte il Presidente Mattarella, che parla della Chiesa come il più valido alleato e il più utile sostegno per affrontare le crisi attuali. Al termine della visita di Francesco, durata più di un'ora e mezzo, il Capo dello Stato fa un ultimo gradito regalo al Papa dell'incontro, l'abbraccio nei giardini del Quirinale con 300 bimbi provenienti da 5 regioni terremotate. Per Francesco i più piccoli intonano la canzone dal titolo Amicizia, lo sommergono di regali, disegni e prodotti tipici delle loro terre. Il Papa li ringrazia per la loro forza e li incoraggia citando un canto degli alpini. Nell'arte di salire il successo non sta nel non cadere, ma nel non rimanere caduto, sempre su, sempre quella parola alzati e su.